l'isola senza turista non è l'isola di Capri. Beh, il turismo è la prima fonte di ricchezza. Una volta che non c'è quello, non c'è futuro. E siamo fondamentalmente senza introiti, ma ovviamente con i costi che sono gli stessi. Nur noch zweimal pro Tag verlässt die Fähre den Hafen von Neapel in Richtung Capri. Schnellfähren fahren schon gar nicht mehr. Zur Hochsaison bringen bis zu 30 Schiffe Touristenmassen auf die Trauminsel. Zurzeit sieht es an Bord so aus. Nur mit einer Genehmigung des Bürgermeisters kann man in Capri an Land gehen. Die Kontrollen sind streng. Jedem Passagier wird die Temperatur gemessen, jedes Auto desinfiziert. Si mettono le ruote, tutte le maniglie, dove loro mettono le mani, quello dobbiamo disinfettare. Alla mattina siamo due di noi, di pomeriggio uno solo perché sono pochi camion. Schon früh hat der Bürgermeister Capris den Ernst der Lage erkannt und reagiert. Abbiamo avuto solo tra Capri e Capri due casi, ma di ritorno, nel senso che erano persone che sono arrivate qui e che probabilmente l'hanno preso fuori Capri. Abbiamo praticamente chiuso l'isola e poi abbiamo tolto il pendolarismo, cioè abbiamo fatto in modo che tutti quelli che lavorano a Capri, dalle banche alla posta, gli uffici pubblici, tutti quanti rimanessero qui e non andassero avanti e indietro, perché il maggior pericolo per noi era il pendolarismo avanti e indietro. Die Piazzetta, wo sich normalerweise die Jetsetter treffen, menschenleer. Die Zeit, sie ist hier seit Anfang März stehen geblieben. Die Luxusläden sind geschlossen, ebenso wie die Hotels. Gelsomina führt ein Boutique-Hotel in Anacapri. Normalerweise wären ihre 13 Zimmer schon längst belegt. Le prenotazioni ovviamente sono tutte cancellate, però da fine maggio in poi c'è un po' di movimento. So che ci sono una serie di attività molto in difficoltà. Noi stessi abbiamo delle difficoltà, non è che siamo ricchi da poterci diciamo prendere il lusso anche di stare chiusi. Noi proviamo ad aprire come tante quelle altre attività che sono dedicate al turismo. Ovviamente ci sono piccole attività come piccoli negozi che vivono anche con il caprese che comunque va a spendere, le piccole botteghe, gli artigiani, però è sicuramente il turismo la fonte più importante per tutta l'isola. Auf die 15.000 Einwohner kommen an bestimmten Wochenenden 45.000 Besucher. Java. Von diesen Massen lebt auch Gianluca. 9 Boote besitzt sein Familienbetrieb. Eines ist gerade im Bau. Um sich über Wasser halten zu können, müsste er täglich mindestens 700 Touristen um die Insel fahren. 40 Saisonarbeiter wird er dieses Jahr gar nicht einstellen können. I pochi fortunati ricevono la cassa integrazione. Gli altri vivono con il sussidio della disoccupazione, quelli fortunati. Quindi ora non possono ricevere né la cassa integrazione né la disoccupazione e nemmeno i famosi 600 euro che non sono previsti per il comparto marittimo. Vittorio und Alfonso gehören zu den wenigen, die noch ab und zu für Gianluca arbeiten können. Doch wie lange noch, das wissen auch sie nicht. L'isola così è strana perché siamo abituati in questo periodo già a vedere migliaia di turisti sbarcare e quindi non poter nemmeno uscire per goderci noi le bellezze dell'isola è strano ed è frustrante, sì. Meter über dem Meer liegt das Museum Axel Munthe, das meistbesuchte Museum von Anacapri. 150.000 Gäste besuchen die Villa San Michele jedes Jahr. Christina Kappelin ist die Direktorin dieser schwedischen Institution. Die Folgen von Covid-19 hat auch sie zu spüren bekommen. Dall'8 marzo noi siamo chiusi e anche se Villa San Michele è di proprietà dello Stato svedese, noi viviamo al 90% sugli introiti che vengono dai biglietti al museo, il caffè dove la gente può mangiare qualcosa, a quello che eventualmente comprano nel nostro negozio. E quindi siamo fondamentalmente senza introiti,
ma ovviamente con i costi che sono gli stessi, perché un posto come questo non puoi lasciare senza manutenzione, senza giardinieri, eccetera, per cui è veramente una situazione drammatica. Ohne Motorboote, Luxusjachten und ohne Touristenmassen hat sich zumindest die Natur erholt. Das Meer sei noch nie so klar gewesen, erzählen die Einheimischen. È bella cosa, è una giornata sole, Maria serena, è un coppa una tempesta, nell'aria fresca, ma pare già una festa. Che bella cosa, è una giornata di sole, ma chi stio paese do mare. Ecco, questa è la mia casetta, ecco, questa è la mia eredità. Questa tra generazione in generazione, nonni, padri, madre, figli, miei figli, figli e nonni. Hoffend, irgendwann ihre bekannte Zitronengranita wieder den Touristen zu verkaufen, macht Maria ihren Kiosk sicherheitshalber schon einmal bereit für die Sommersaison. Tutta folla, c'era tanta gente qua che non si poteva passeggiare. E che volete fare? Questa è la vita, che mi fa? Eh sì che siamo, ma non solo io, tutti quanti, anche giù, sono l'hotel punto tragare di 5 stelle, pure chiuso. Io, tutti i turisti dell'hotel mi venivano da me a prendersi la granita. Ma adesso come stiamo? Senza lavoro, come facciamo? Con 3 figli e senza marito, come faccio? I ragazzi sono tutti disoccupati, non lavorano e si trovano tutti a disagio, tutti. Emmana, tu sei una mala femmina. Und so sieht Capri nach Jahren des Booms erstmals einer unsicheren Zukunft im Paradies entgegen. Non ti posso lasciare.